Se hai deciso di diventare un supereroe del web, sei nel posto giusto. Il mondo digitale però è un posto insidioso e da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Agisci con onore e integrità per dare l'esempio a chi ti circonda. La prima domanda da porsi è: ora che abbiamo tutti un'identità digitale, possiamo ancora parlare di privacy? È un concetto al rovescio, secondo me. Cioè, è successo che da che prima la privacy era la base e poi tu comunicavi qualcosina, adesso devi ritagliarti uno spazietto nei social per la tua privacy, è tutto ribaltato. Io so che alcuni argomenti della mia vita non saranno mai totalmente nascosti. Alcune cose di me possono essere private. La mia quotidianità probabilmente può totalmente restare privata se evito di condividerla su Instagram. Difficilmente altre cose più legate al mio lavoro potranno restare private, la mia carriera scolastica, i miei studi o i miei background lavorativi. Devi anche capire quando esporti e davanti chi ti sta esponendo, assolutamente. Resta ancora un confine che è quello della volontà, del fatto che ci sia una decisione alla base che certe cose vengano condivise. Io per esempio racconto dei pezzi della mia vita tramite i video, tramite i social, però ho scelto con molta attenzione quali altri pezzi non raccontare, perché è giusto così, perché se no a un certo punto secondo me impazzisci, cioè vivi in un costante grande fratello che ti sei autoinflitto, quindi non ha proprio senso. Io sono passata da una fase della mia vita nella quale condividevo veramente qualsiasi cosa, ogni cosa della mia quotidianità, a una fase tipo adesso che veramente faccio fatica a stare dietro ai social perché non me ne può fregare di meno, e quindi il mio Instagram è quasi sempre lasciato a se stesso, proprio perché lo reputo un social molto diretto nel quale puoi avere una comunicazione con chi ti segue molto veloce, puoi condividergli momenti della quotidianità, però i miei momenti della mia quotidianità sono miei e non sento il bisogno di condividerli con qualcuno, a meno che non sia una cosa particolarmente eclatante, che allora dico oddio che bello, questo devo assolutamente farlo vedere, però adesso la maggior parte delle mie giornate, anche per via della quarantena, le vedo solo io. Oggi effettivamente la gente la privacy la valuta, cioè come una roba che è un optional, che puoi farne tranquillamente a meno. Bisogna stare attenti a ciò che si pubblica online e soprattutto sui social network bisogna stare attenti all'impostazione privacy che si dà ai propri profili, in modo che nessuno possa andare a prenderti foto, video, utilizzarli per o diffamarti o in alcuni casi, oppure per non so, fare cose brutte. Io credo che i social network e tutte le piattaforme esistenti mettono gli utenti nelle condizioni di poter fare delle scelte e di gestire la propria privacy in modo abbastanza semplice. Mi rendo conto che spesso e volentieri leggere fiumi e fiumi di testo che ti spiegano che cosa stai andando a cliccare, cosa stai andando, tra virgolette, a firmare, in qualche modo anche la chiarezza nel dire sappi che stai condividendo queste cose qua, ma è inevitabile che si debba scendere a dei compromessi. Le persone ormai sono abbastanza disposte a gettarla via senza consapevolezza, nel senso io poi mi accollo di averci Google sempre attivo perché mi fa comodo sapere dove sono stato durante la mia giornata, però almeno so cosa sto dando a Google, invece molte persone non gli interessa proprio, capito? Secondo me è lì la differenza, nella consapevolezza quantomeno nel poi darla via la privacy. Chi è forse meno alfabetizzato a livello digitale è proprio chi rinuncia alla sua privacy senza pensarci. Deve essere una responsabilità dei mezzi di comunicazione, cioè di tutti i social network, altresì anche la mia capacità di capire dove inserire i miei dati, come gestirli. La privacy la scelgo anche io stesso, non sono gli altri a scegliere la mia privacy. Il rispetto della privacy da parte degli utenti, da parte di chi gestisce le piattaforme, perché giustamente anche noi abbiamo un potenziale, un qualcosa di potente tra le mani e dobbiamo gestirli, fare in modo per poter innanzitutto rispettare la nostra privacy, dobbiamo impegnarci noi in primis a cercare di salvaguardare la nostra privacy. Anche se uno non sta su nessuna piattaforma e non ha nessun profilo social, comunque non si differenzia dagli altri, è solamente uno un po' con la puzza sotto il naso che schifa tutti i social, tutto lì, non è che cambia moltissimo. Secondo me la privacy è una cosa che si
sulla quale sicuramente possiamo lavorare. Se sei una persona consapevole del potere che hanno i social network, sei consapevole anche del potere che non gli vuoi dare. A me fa paura la voglia fine a se stessa di comunicare tutto di se stessi senza un obiettivo particolare. Se io non avessi avuto come scopo di raccontare Slim Dogs, di raccontare il fatto che si possono fare delle cose anche partendo da una telecamerina e un computer, se non avessi avuto questa voglia di poi arrivare a delle persone con questi concetti, io non mi sarei mai messo a fare i vlog. Ho un po' paura che negli ultimi anni uno sia disposto a sacrificare la propria privacy pur di fare numeri, a caso, senza un vero obiettivo. Dobbiamo cercare di preservare possibile almeno la consapevolezza e soprattutto tutta quella serie di cose che possono danneggiare concretamente la persona. Pochi anni fa è stato varato il GDPR in Europa, c'è una grande attenzione. Questo a livello normativo, dal momento in cui io faccio una qualsiasi attività che raccoglie dati di utenti, ho il garante della privacy che potenzialmente mi si mette dietro l'orecchio e pronto a multarmi. Ed è nato anche il diritto all'oblio, che è proprio un diritto che permette di essere dimenticati online dal momento in cui ci sono articoli vecchi o non più attuali che parlano negativamente di me o che danno anche notizie false potenzialmente, che possono essere cancellati tramite delle procedure particolari o direttamente al sito web che le ha pubblicati o tramite Google che ha messo a disposizione un form. Dovremmo riuscire a mantenere certi confini, almeno per preservare i più deboli. Grazie mille per aver visto questo episodio. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti le prossime puntate. Se vuoi scoprirne di più sul mondo dell'influencer marketing e tenerti aggiornato sulle altre novità del nostro collettivo, seguici anche su Instagram, Blue Monkey Studio.